Allora, professore, ci dica lei, visto che l'ha studiato e sa molte più cose di quanto non ne sappiamo noi, come dovrebbe essere questa area metropolitana? Ma parto da due premesse che in fondo avevano ispirato lo studio che come Bocconi avevamo fatto sulla cosiddetta o presunta o da taluni aspicata eliminazione delle province o valutazione dei risparmi che si sarebbero potuti conseguire chiudendo le province. La prima considerazione è che il territorio italiano, ma anche quello lombardo, non è omogeneo. E quindi immaginare che con delle decisioni di carattere universale si possano modificare le istituzioni è un grave errore. Il secondo, perché non è realistico, tende a essere ideologico, ma non è realistico. La mancanza di omogeneità è non solo a livello nazionale, ma anche a livello metropolitano, perché il comune di Milano non è il comune di uno dei comuni del contorno geografico. Grazie per aver soppresso il termine Interland in quanto area di gravitazione di. È un contorno geografico che però dice ci sono funzioni, insediamenti, realtà sociali totalmente diverse. Il fatto che ci siano situazioni così diverse significa che il momento in cui si crea una città metropolitana o una provincia di area di più compattata e più vasta non si può immaginare di estendere semplicemente le funzioni, cioè non è un allargamento e basta. Io credo che le economie di scala che si possono raggiungere, le economie di dimensioni, l'efficientamento delle attività che si svolgono, che si possono svolgere, non è un problema automatico, ma è un problema di ristrutturazione delle funzioni. Faccio un esempio, cambiando cappello, usando quello del Presidente della Metropolitana. Non è detto che la razionalizzazione dei trasporti avvenga allargando l'area e diventando area metropolitana con lo stesso modello funzionale di trasporti. A Parigi la metropolitana è una cosa diversa dal RATP, cioè della ferrovia di media distanza, perché arrivare a distanze troppo lontane dal centro di Milano non puoi più farlo con il mezzo metropolitano che si deve fermare ogni 500 metri e che quindi ci metterebbe ore ad arrivare da Monza, da Binasco, da distanze molto più ampie. Quindi bisogna cogliere l'occasione della città metropolitana, è un'occasione per cambiare anche per riorganizzare le strutture, no? Per riorganizzare le funzioni amministrative e i compiti amministrativi. Questo credo che sia uno dei punti importanti. Nella ricerca che avevamo fatto per l'Unione delle Province avevamo individuato proprio questi tre obiettivi che consentirebbero reali risparmi di costo non equiparabili a quella della semplice eliminazione. Il primo è quello della compattazione, quindi dell'aggregazione di territori provinciali oggi eccessivi. Probabilmente qualcuno stamattina diceva uno degli errori, forse il Presidente Saitta mi pare, l'opinione pubblica ha demonizzato la politica nel momento in cui il numero eccessivo di province ha fatto vedere la logica più campanilistica che funzionale, che più capace di dare risposta ai cittadini. Quindi sicuramente una riduzione, non voglio dare numeri a caso perché andrebbe studiata bene, ma fu quasi il dimezzamento del numero di province oggi esistenti. La seconda cosa però è l'efficientamento di quelle meno efficienti, perché da questo punto di vista la ricerca ha dimostrato che la stessa istituzione può avere delle efficienze, dei risultati, quindi delle efficacie in termini di capacità di rispondere ai cittadini molto varie. Qualche volta non è neanche l'istituzione che
cambia le cose, sono le persone che guidano l'istituzione, di conseguenza sia la legittimazione che la governance eletta in modo allargato, universale, è l'unica condizione perché questo possa avvenire, perché se no non si riesce a efficientare il sistema. Questa può essere una grande occasione. Oggi parliamo tanto di spending review, cioè di ristrutturazione della spesa e della spesa pubblica, e quindi del costo non tanto della politica ma al costo della amministrazione della politica. Questa potrebbe essere una grande occasione, cambiare anche alcune componenti organizzative, non perpetuarle. Se lo facessimo, la ricerca dice, non conseguiremmo dei veri risparmi. E il terzo e ultimo obiettivo che avevamo individuato era quello della riorganizzazione delle funzioni, perché nel momento in cui consolidi e quindi dice una parola definitiva sulla necessità di avere i tre livelli almeno di istituzioni, quindi anche quello del corpo dell'istituzione intermedia di tipo metropolitano, di tipo dove opportuno e provinciale altrove, comunque in questi casi quando hai tre funzioni hai comunque da evitare le duplicazioni. Adesso Garavaglia ha richiamato e esemplificato i navigli piuttosto che il turismo, ma persino anche alcune funzioni che, ecco Franco, forse sull'edilizia scolastica io qualche dubbio ce l'ho, perché in fondo non è tanto l'amministrazione pubblica ma è la funzione scolastica che dovrebbe garantire, però comunque è un punto per dire che sicuramente va studiato, no? Cioè, sicuramente la cosa alla quale la ricerca aveva portato è: non ideologizziamo, non automatizziamo. L'unico modo per migliorare le istituzioni e quindi rendere la sfida della città metropolitana di Milano un'occasione di competitività, perché questo è l'altro punto sul quale l'economista territoriale non può rinunciare. Se vogliamo fare delle istituzioni che servano a competere nel mondo, abbiamo bisogno di più efficienza, di più economie di scala e di più efficacia, cioè di più capacità di dare risposta ai bisogni dei cittadini. Grazie professore.